L'innamorato è come un uomo che è stato morso da una vipera. Dicono che colui il quale ha vissuto questa esperienza non sia disposto a raccontare che cosa ha provato se non ai compagni di sventura, perché essi solo possono comprendere ciò che egli ha osato dire e fare sotto l'azione di questa sofferenza. Così ci dice Alcibiade nel Simposio, ed è proprio l'innamorato il protagonista di questo discorso. Autori, compositori importanti, scrittori importanti, qual è il fil rouge di questo spettacolo? Beh, un dialogo d'amore, sono più dialoghi, nel senso c'è una musicista straordinaria che suonerà dei brani di autori straordinari che dialogherà insieme a me in questa serata che credo sia veramente straordinaria, perché portare in un paese meraviglioso come questo autori come Lacan, come Flaubert, come Roland Barthes e tanti altri, con un dialogo molto molto alto, nel senso che si parla di amore, si parla di ossessione amorosa, si parla di desiderio, si parla di tutto quello che ruota intorno a questo grandissimo concetto di cui non finiremo mai di parlare, insomma. La novità di questo spettacolo è che è una prima assoluta, quindi è importante anche mettere a punto l'attività tra la voce recitante e la pianista. Sì, sì, abbiamo fatto delle prove, in realtà non ci sovrapporremo mai, insomma, ci sarà la parte musicale e la parte, diciamo, letta da me, per far sì che veramente ognuno abbia la propria possibilità di espressione, per far sì che il pubblico soprattutto, ci auguriamo, possa godere appieno sia della musica sia di queste straordinarie composizioni autorali. E sono, come dire, emozionato come sempre in una prima, ma sono anche curiosissimo di vedere come reagirà il pubblico, nel senso che non sono, come dire, degli autori, quelli che leggerò io su questo adattamento, non sono, come dire, dei brani presi da pièce teatrali o da monologhi, sono brani di letteratura molto alta. E quindi cercherò, insomma, mi auguro di riuscire a instaurare veramente un altro dialogo con il pubblico. In parte mi hai già risposto, hai una solidissima carriera alle spalle, un grande futuro, ma il debutto com'è? Il debutto è quella cosa che ti fa ricordare sempre per quale motivo hai iniziato a fare questo mestiere, nel senso che fin quando ci saranno le farfalle nello stomaco vuol dire che ci sarà un'emozione reale, un'insicurezza reale di mettersi di fronte ad un pubblico cercando di essere più aperti possibili con l'intenzione di emozionare, di comunicare dei temi, insomma, quindi è sempre una meravigliosa e anche tremenda cosa il debutto. Questo pensiero sfiorato, tentato, appena toccato, così come si tocca l'acqua col piede, può ritornare. Esso non ha niente di solenne. La dolcezza è esattamente questo. Francesca, c'è molto rigore musicale all'interno di questo spettacolo. Più che altro c'è il tentativo di interpretare la parola, di rivestire di suoni i concetti. Ho cercato di cercare musiche, di trovare musiche che esprimessero quello che la parola mi lascia nel momento in cui si trasforma in musica, e quindi una ricerca anche a livello di autori, a livello di suggestioni, a livello così. Hai un brano favorito tra quelli che seguirai questa sera? Forse sì, forse l'ultimo, che tra l'altro chiude proprio lo spettacolo, che è l'opera 4 numero 2 di Schumann, che è un bellissimo intermezzo che è ispirato alla follia di Margherita, che è la follia d'amore e una morte per amore, ed è proprio con la frase che
si può morire per amore, che termina il monologo di Vinicio, e io mi inserisco con questa follia di Margherita del Faust. Ultima cosa, suonare il pianoforte all'aperto d'estate in un luogo abbastanza piccolino, com'è? Che emozioni dà? Emozioni tantissime, anche emozioni fortissime, perché Vinicio è bravissimo e mi piace moltissimo lavorare con lui. Ed è bellissima questa piazza, ma devo dire che l'acustica è perfetta, non sento assolutamente problemi, il pianoforte è bellissimo, non c'è proprio, non dà assolutamente stress, è molto bello, molto naturale tutto quanto. Ma perché tu non mi ami? Come si può non amare questo io che l'amore rende perfetto e felice? Perché non mi hai amato? Oppure, dimmi, dilettantissimo amore del mio cuore, perché tu mi hai abbandonato? Presidente, siamo a metà del festival. Un pezzo di strada è stato già percorso con grande successo. Sì, siamo alla seconda serata, quindi la serata centrale del nostro festival. Siamo dunque alla metà. È un festival che, come ogni anno, ci dà grandi soddisfazioni, perché riusciamo a coinvolgere un pubblico qualificato, attento, che apprezza lo sforzo che la Fondazione fa e che comunque si è preteso a rilanciare questa grande tradizione del teatro a Fossombrone. Questa sera avremo Vinicio Marchioni in Dialoghi d'amore con Francesca Giovanelli al pianoforte, le musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel e Schumann in un testo di Gabriele Marchesini. L'ideazione del progetto è a cura di Elena Marazzita, la produzione e distribuzione è di Aida Studio. Abbiamo iniziato con Paolo Sassanelli, siamo alla 17ª edizione, come ho ricordato l'altra volta abbiamo iniziato di venerdì 13, quindi non siamo scaramantici, e concluderemo questa grande 17ª edizione martedì 31 luglio alle 21.30 con Laura Morante in Brividi Immorali, un reading musicale tratto da Brividi Immorali, racconti e interludi di Laura Morante, con Michela Munari al violoncello, l'ideazione e progetto a cura di Elena Marazzita, produzione e distribuzione Aida Studio. Quindi con la terza serata concludiamo l'edizione 2018 di questo grande festival pensando già al 2019. Intanto la novità assoluta di questa sera è che questo spettacolo è una prima nazionale, è un bel fiore all'occhiello per Fossombrone. Assolutamente sì, Fossombrone si candida sempre di più a diventare un luogo di sperimentazione, dato che è ormai un festival comunque noto e che consente quindi anche di provare spettacoli che poi magari possono essere tenuti in realtà più grandi. Comunque Fossombrone diventa un centro di sperimentazione, che in fondo era quello che volevamo, insieme a rilanciare la tradizione del teatro. Grazie a tutti e buona serata ancora.